Pace del Signore, una gioia trovarci insieme ancora oggi. Il pastore Cataldo ha avuto un contrattempo oggi e invece di partire più tardi mi ha chiesto di partire insieme a voi e dare ancora uno sprono a ciascuno di noi di ascoltare la parola del Signore. Cari, la parola del Signore è potente di cambiare i nostri cuori. E perciò chiediamo a ciascuno di voi che siete in ascolto, ci sono vari predicatori, come il pastore Pedrone dice ogni settimana, vari bravi predicatori che vi porteranno la parola del Signore e incoraggerà i vostri cuori. Il cammino della vita può essere duro, ma la parola del Signore incoraggia i nostri cuori. Perciò con gioia vogliamo aprire i nostri cuori ad ascoltare il consiglio della parola del Signore ancora oggi. Pregherò insieme a voi e poi ci inoltreremo subito nel primo messaggio che io darò e il mio messaggio sarà come adorare Dio. La cosa più bella del mondo è essere adoratori di Dio. Preghiamo insieme. Padre, nel nome di Gesù, veniamo nella tua presenza, grazie di questo tempo che ci dai di essere insieme intorno alla tua parola. Padre, guida ogni predicatore, ogni tuo servo, fa che possano portare il consiglio della tua parola con zelo, entusiasmo ed efficacia. Fa che i cuori possano essere toccati dalla tua parola, Signore. Spirito di Dio, guida ognuno di noi e prepara i cuori di coloro che ascoltano. Lo chiediamo nel nome forte di Gesù nostro Signore. Amen. Amen. Oggi tratteremo questo soggetto, come adorare Dio. Il primo versetto che vogliamo leggere è Colossesi capitolo 3, versetti 15 a 16. La parola del Signore dice: "E la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. La parola di Cristo abita in voi abbondantemente, ammaestrandovi, esortandovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio, sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali." Qualcuno ha detto: tanti cristiani adorano il loro lavoro, lavorano al loro gioco e giocano al loro culto. Cari, questo non dovrebbe essere nessuno di noi. Come esseri umani siamo stati creati da Dio con la capacità di adorare. Se non adoriamo Dio, creatore del cielo e della terra, allora quel posto sarà preso da altre cose, da altre persone. E infatti possiamo adorare le nostre automobili, possiamo adorare la nostra famiglia, possiamo mettere al primo posto del nostro tempo tante altre cose nella nostra vita. Ma la Bibbia ci esorta a dare quel posto di adorazione solo a Dio, attraverso salmi, inni e canti dello Spirito Santo, cantando a Dio con cuori riconoscenti. Vogliamo esplorare un po' i comandi che troviamo in questo testo. Per prima, il comando della pace. Notate che questo è un comandamento a cui dobbiamo rispondere in obbedienza. Naturalmente, prima di poter sperimentare la pace di Dio, cari, dobbiamo sperimentare la pace con Dio attraverso il sacrificio di Cristo Gesù. Cari, Cristo Gesù è morto per noi sulla croce per farci amici di Dio, per unirci insieme. Il sangue di Cristo Gesù ci ha riappacificati a Dio, ci ha uniti a Dio e dopo possiamo avere la pace di Dio. Se sono in pace con Dio, ho la pace di Dio.
Allora, uno dei modi in cui questa pace è dimostrata è la pace o l'unità di cui godo con le altre persone attorno di me, specialmente con la congregazione dei santi, dei credenti, con la Chiesa, il corpo di Cristo. Dio non ha mai voluto che le nostre vite spirituali fossero vissute in isolamento, ma in comunità. Quando viviamo in comunità con gli altri, è possibile che sorgano tensioni e disaccordi. Allora questo ha il potenziale di far scomparire la pace fra noi. E ci sono molte aree della vita comunitaria che possono portare tensione e toglierci la pace. E quando si tratta dell'area del culto, della parte del culto collettivo a Dio, possiamo avere opinioni diverse negli stili, nelle simpatie, nell'antipatie, ma ecco dove subentra la maturità cristiana. Non lasceremo nessuno o niente portare via la pace che abbiamo con Dio e di Dio e con tutti gli altri credenti attorno di noi. Cari, la pace di Dio deve regnare nei nostri cuori. Questo è il comando che ci dà l'Apostolo Paolo per lo Spirito Santo. Poi Paolo ci dà un altro comando, il comando della lode. È ovvio che Paolo sta qui parlando dell'adorazione collettiva, cantare salmi, inni, canti spirituali a Dio con un cuore riconoscente. Permettetemi di fare e darvi un po' di storia sulla lode nella scrittura. La Bibbia ci parla di lodi spontanee. Infatti leggiamo in Esodo, capitolo 15, versetti 1 a 2. Allora Mosè e i figli di Israele cantarono questo cantico al Signore. Io canterò al Signore perché è sommamente glorioso. Ha precipitato in mare cavallo e cavaliere. Il Signore è la mia forza e l'oggetto del mio cantico. Egli è stato la mia salvezza. Questo è il mio Dio. Io lo glorificherò. È il Dio di mio padre. Io lo esalterò. E poi Luca, capitolo 1, versetti 46 a 50. Un'altra lode spontanea di Maria. E Maria disse: L'anima mia magnifica il Signore, e lo spirito mio esulta in Dio, mio Salvatore, perché egli ha guardato alla bassezza della sua serva. Da ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, perché grandi cose mi ha fatte il Potente. Santo è il suo nome e la sua misericordia si estende di generazione in generazione su quelli che lo temono. E poi non soltanto la Bibbia ci parla di lodi spontanee, la Bibbia ci parla anche delle lodi che venivano date a Dio nel Tempio. Infatti, Prima Cronache, capitolo 15, versetto 16. Davide ordinò ai capi dei Leviti che chiamassero i loro fratelli cantori a prestare servizio con i loro strumenti musicali, salteri, cetre, cembali, da cui trarre suoni vigorosi per cantare in segno di gioia. Ah, bellissime parole. Cantori, strumenti musicali, salteri, cetre, cembali, un insieme di strumenti. Interessante che io sono cresciuto al principio, da ragazzetto, dove certi strumenti non si potevano suonare in chiesa. Non ha senso perché nella Bibbia tutti gli strumenti erano accettati. A volte abbiamo detto questo strumento è cristiano, questo strumento è mondano. Ma cari, tutti gli strumenti sono buoni per adorare Dio, per lodare Dio. Lo strumento è neutro. La persona che suona lo strumento lo fa o spirituale o mondano.
poi Prima Cronache, capitolo 15, versetto 22. Kenaia, capo dei Leviti, era preposto al canto, dirigeva la musica perché era competente in questo. Berechia ed Elcana erano portinai dell'arca, Sebania, Josaphat, Netanael, Amasai, Zaccaria, Benaia, Eliezer, questi sacerdoti suonavano la tromba davanti all'arca di Dio. Obed, Edom e Jeia erano portinai dell'arca. Mi piace la parte dove dice: dirigevano la musica perché era competente in questo. Cari, quando adoriamo Dio, come musicisti dobbiamo essere competenti, dobbiamo dare a Dio il nostro meglio. Poi il Salmo 150 è riconosciuto come il Salmo della lode e della adorazione. Salmo 150 dice: Alleluia! Lodate Dio nel suo santuario, lodatelo nella distesa dove risplende la sua potenza, lodatelo per le sue gesta, lodatelo secondo la sua somma grandezza, lodatelo con il suono della tromba, lodatelo con il salterio e la cetra, lodatelo con il timpano, le danze. Lodatelo con gli strumenti a corda e con il flauto. Lodatelo con cembali risonanti. Lodatelo con cembali squillanti. Ogni creatura che respira, lodi il Signore. Alleluia. E questo salmo ci fa vedere che dobbiamo lodare il Signore rumorosamente. A volte a certe persone gli piace la musica classica, ma nella Bibbia abbiamo quasi sempre la musica che è rimbombante, cembali squillanti, cembali risonanti. Immaginate il rumore che si fa, ma è un bel rumore, è un rumore accordato che va a Dio. Poi in Seconda Cronache, capitolo 5, versetti 12 a 14 leggiamo: e tutti i Leviti cantori, Asaf, che era un musicista, Eman, Jedutun, i loro figli, i loro fratelli vestiti di bisso, con cembali, salteri, eccetera, stavano in piedi a orienti dell'altare e con le loro 120 sacerdoti che suonavano la tromba, mentre dico, quelli che suonavano la tromba e quelli che cantavano come un sol uomo, cioè unità, fecero udire all'unisono la voce per lodare, per celebrare il Signore, alzarono la voce al suono delle trombe, dei cembali, degli strumenti musicali per lodare il Signore perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno. Avvenne che la casa del Signore fu riempita di una nuvola. I sacerdoti non poterono rimanervi per svolgere il loro servizio a causa della nuvola, poiché la gloria del Signore riempiva la casa di Dio. Cari, immaginate, quando lodiamo il Signore, quando adoriamo il Signore, quando il nostro cuore, imbiancato col sangue di Cristo Gesù, perdonati, avvicinati a Dio, lodiamo il Signore uniti insieme. La nuvola della benedizione del Signore cade su tutti noi e rimarremo lì nella presenza del Signore che forse non possiamo neanche aprire più le nostre bocche. Immagina la presenza con la nuvola del Signore. Poi c'era la lode nella sinagoga, un altro tipo di lode. La lode spontanea, la lode nel tempio e poi la lode della sinagoga. E questo è fatto a cappella, cioè non c'erano strumenti musicali, anche perché molte sinagoghe c'era un piccolo numero di persone. E poi vediamo anche la lode di Cristo, Marco 14, 26. C'è
Gesù si trovava con i discepoli e disse, non berrò più di questo frutto fino al nuovo regno. E dopo che ebbero cantato l'inno, uscirono per andare al Monte degli Ulivi. Cantarono un inno. Non c'erano strumenti musicali, ma conoscevano le parole. Molto probabilmente si dice che i discepoli con Gesù cantarono a cappella il Salmo 118. Bellissimo Salmo. Gesù cantò questo poco prima della crocifissione. Cari, quando siamo scoraggiati, quando siamo depressi, alziamo la nostra voce in lode a Dio. Possa Dio darci la volontà, la motivazione per impegnarci sempre nella lode, nell'adorazione. E cari, Gesù è il nostro modello. Vediamo un po' la lode della Chiesa nel Nuovo Testamento. Efesini 5,19. Parlarsi l'un l'altro con salmi, inni e canti dello Spirito, cantate e fate musica dal vostro cuore al Signore. Cari, la musica inizia dai nostri cuori. Ci deve essere già musica nei nostri cuori. E poi abbiamo letto, di nuovo leggiamo Colossesi 3,16. Il messaggio di Cristo dimori abbondantemente in mezzo a voi, mentre insegnate, vi ammonite gli uni gli altri con ogni sapienza mediante salmi, inni, canti dello Spirito, cantando a Dio con gratitudine nel cuore. Cari, la lode del Nuovo Testamento è basata sulla dottrina. Infatti, Salmo 66, 12 dice: grida lode gioiosa a Dio, a tutta la terra, cantate la gloria del suo nome. Ci è stato comandato di fare rumori gioiosi a Dio. Se ci viene comandato, significa che possiamo farlo tutti. La lode nel Nuovo Testamento è anche aperto alla diversità. Salmi, inni, canti spirituali. A volte ci mettiamo a discutere, dobbiamo cantare i salmi, dobbiamo cantare i cori, dobbiamo cantare gli inni e cari, possiamo cantare tutto. E c'è anche canti spirituali, cioè spontaneamente iniziamo a lodare Dio con dei canti. Può anche succedere, sono stato a culti dove questo è successo ed è bellissimo. Potremmo non essere sicuri delle categorie di cui Paolo sta parlando, ma è chiaro che Paolo ci sta dicendo c'è diversità di musica e c'è diversità di stili e vanno tutti bene. E poi la lode nel Nuovo Testamento è chiaro in direzione, cioè a chi stiamo cantando, chi stiamo lodando. Non è la persona a fianco a noi, non è il pastore. Stiamo cantando a Dio. Il nostro canto è verso Dio. Infatti, tutto ciò che facciamo nei culti della Chiesa non dovrebbe mai essere fatto per noi, per divertimento, ma è per il Signore. Tozer, uno dei grandi predicatori, in uno dei suoi libri ha detto: non cercherei nemmeno di dire quanti libri di inni sono ammucchiati nel mio studio, che non so cantare un ritmo, ma non sono affari di nessun altro. Dio pensa che io sia uno star dell'opera. Cari, questo è vero. A volte non siamo contonati, a volte siamo stonati, a volte non abbiamo la bellissima voce, ma cari, non fa niente. Stiamo cantando a Dio dai nostri cuori. E poi la lode nel Nuovo Testamento è ricco di devozione, perché stiamo cantando con gratitudine nei nostri cuori. È un traboccare di tutto ciò che abbiamo scoperto in Cristo, sperimentato in Cristo, perché la parola di Cristo abita in noi abbondantemente, e questo si
si vedrà in una lode spontanea. Voglio ora fare alcune riflessioni sulla lode nel Nuovo Testamento. Perché la musica è importante? Perché influenza il comportamento, perché influisce sulle nostre emozioni. La musica ci aiuta ad esprimere ciò che non possiamo esprimere in altri modi. Una volta è stato chiesto ad una famosa cantante di spiegare una delle canzoni che ha cantato e lei ha detto: se avessi potuto spiegarlo, non l'avrei cantato, l'avrei solo detto. Cari, ci sono cose che giacciono così profondamente nelle nostre emozioni umane che solo le parole non possono esprimerle. Ma Dio ha dato il dono della musica per andare in profondità nelle nostre emozioni ad aiutarci ad esprimerci. Mi ricordo, non ricordo tanto, quando veniva il professore di musica, quando frequentavo le medie in Italia, tanti anni fa, mi ricordo il professore ha iniziato il tema della musica, la sua prima lezione ha detto: la musica è il linguaggio dell'anima. Non l'ho dimenticato mai, cari, è vero. La mu musica ci aiuta a ricordare cose profondamente sentite. La musica porta un richiamo di emozioni. Ecco perché la musica è importante. E poi la musica offre piacere. Che tipo di musica stai ascoltando? Questo avrà un'influenza sul tuo stato d'animo. L'adorazione dovrebbe essere un'esperienza piacevole. Ecco perché la musica diventa importante, ci aiuta ad esprimere quello che è nel profondo dei nostri cuori. E poi la musica rafforza la cultura. Ogni cultura ha i suoi stili musicali. La musica è importante, anche perché comunica un messaggio. Le parole alla musica saranno ricordate più di un messaggio senza la musica. Quanti film vediamo che c'è la musica sottofondo? Quanti discorsi abbiamo sentito dove c'è anche la musica sottofondo? E questo ci aiuta a ricordare quello che viene detto. Cari, la musica è stata data da Dio per aiutarci nell'adorazione. Che genere di musica è appropriata per l'adorazione? Chissà quanti discorsi, quanti dibattiti abbiamo fatto su questo. Ma la musica deve essere culturalmente rilevante. Cosa dovrebbe fare una chiesa? Questa è una domanda da 1 milione di dollari. Cari, dobbiamo suonare la musica che meglio rappresenta la società che cerchiamo di raggiungere con il Vangelo del Signore Gesù Cristo. L'Italia è ricca di musicisti, l'Italia è ricca di cantanti. La musica piace tantissimo all'Italia. Ho sentito Marchionne, la persona a capo della Fiat Chrysler. Ha detto un giorno, mentre si lamentava degli italiani, ha detto: vogliono sempre la musica, ma nella vita dobbiamo fare più che la musica. Ha visto da un canadese, da un italo canadese, ha visto che in Italia la musica è una parte principale, il canto è una parte principale di tutto quello che si fa. Allora, nella Chiesa dobbiamo suonare la musica che meglio rappresenta l'Italia, perché vogliamo cercare di raggiungere col Vangelo del Signore Gesù Cristo la maggior parte delle persone. Cari, la musica deve essere rilevante senza compromettersi. Questo è il principio biblico. Puoi usare qualsiasi stile di musica, purché il messaggio non sia compromesso, contraendo i principi della Scrittura. La musica deve essere presentata in modo creativo. Siamo creativi in diversi modi. Parole, ritmo, il disegno delle rime e così via.
La musica deve essere eseguita con competenza, deve essere accuratamente selezionata. Cari, forse nelle nostre chiese, se ci sono famiglie che non possono permettersi di mandare i figli a scuola di musica, la Chiesa può permetterselo e paga loro questi bambini a studiare la musica, così un giorno potranno suonare in chiesa e sono sicuro che tante chiese già lo stanno facendo. È una cosa bellissima. Io sono grata a Dio che i miei genitori, anche quando non potevano permetterselo, ci hanno mandato alla scuola di musica. Infatti eravamo cinque in famiglia, tutti abbiamo studiato musica, anche quando comprendo adesso che i miei genitori non avevano abbastanza soldi per farlo, ma hanno sacrificato. La musica, cari, e il canto sono molto soggettivi. La musica e il canto sono all'altezza del gusto individuale, personale, ma il gusto si impara e quindi può essere disimparato. Nella Chiesa non dobbiamo mai dire questo non mi piace. Una volta che troviamo quello che è meglio per la Chiesa, meglio per la maggior parte delle persone, meglio per attrarre le persone a Cristo, allora dobbiamo imparare a gustare quello che stiamo facendo in Chiesa. Dobbiamo essere aperti ad imparare e adattarci ed essere flessibili per amore di Cristo e per amore della Chiesa. Ci furono tre uomini chiave nella riforma del 1500. C'era Zwingli, Calvino e Lutero. Zwingli, si dice, non aveva musica o canti in adorazione. Calvino cantavano solo i salmi per la musica popolare francese. Lutero adattò le parole bibliche anche alla musica mondana. Si dice che prese dei canti che si suonavano nelle taverne, mise parole cristiane e le cantò in chiesa. Quindi la chiesa negli ultimi 500 anni ha attraversato così tanti cambiamenti di stile quando si tratta di canti e di musica. Il generale Booth, fondatore e generale dell'esercito della salvezza, una volta disse: perché il diavolo dovrebbe avere tutta la buona musica? Quando ascoltiamo la musica di Sanremo, anche se tanta non mi piace, ma gli altri concerti che si hanno in Italia durante le feste, ci sono musicisti che suonano maestosamente. E cari, noi dovremmo dire: Signore, dacci la musica ancora migliore nelle nostre chiese. Non esiste un modo giusto o sbagliato di farlo, ma dobbiamo riconoscerlo, che la musica e il canto vengono da Dio e noi dobbiamo fare il meglio per adorare il creatore dell'universo, che è diventato il nostro papà celeste attraverso di Cristo nostro Signore. In conclusione, voglio portare alla nostra memoria e voglio ripetere, per prima l'adorazione è la massima priorità, per secondo l'adorazione include la lode, terzo la lode utilizza la musica, quarto la lode è individuale ed è congregazionale, quinto vogliamo venire tutti insieme e cantare al Signore con un cuore pieno di timore e di ringraziamento. Che Dio benedica questa meditazione su come adorare. Amen. Amen, amen, amen. E grazie, grazie, grazie. La cosa bella, caro Elio, è che ho notato
che quando noi abbiamo un canto nel cuore, dentro è molto armonioso, si guasta quando esce fuori, che va per i fatti suoi. Perché ho notato quando il Signore mi ha dato grazia di suonare per più di 30 anni, in giro per le chiese, un po' dappertutto, però Non quando lo sapevo, vedevo quale strumento suoni, fratello Pedro? fisarmonica. Oh, bellissimo. E così è bello, e ho notato però che quando avevo il raffreddore dentro era armoniosa, ma era fuori che andava per i fatti suoi. Ebbene, dobbiamo continuare, continuare, continuare. Bene, però una sorella di 84 anni mi ha mandato 2 o 3 giorni fa un inno che è l'inno di Mameli tradotto con il canto cristiano per la Chiesa, in vista di un risveglio che ci sarà, sicuramente. Mi ha detto, Interessante. cerca di trovare qualcuno che ci crei la musica. L'ho dato a dei musici con la speranza che ne venga fuori qualcosa. È perché dobbiamo cantare e non ci dobbiamo fermare. La cosa bella è che noi abbiamo fatto circa 6.000 innari di questi che abbiamo distribuito gratuitamente. La cosa bella è che tante piccole comunità dove ci sono 10, 15, quelli che si raccolgono in casa, che non hanno la possibilità di cantare, ce ne hanno chiesto così tanti, perché noi abbiamo dei Bellissimo. cantici che non sono professionali, ma sono orecchiabili e sono ispirati, vengono tutti dalla Bibbia. Ne abbiamo 190 su YouTube che la sera li facevamo qua perché grazie a Dio che ci ha dato l'ispirazione di farlo, perché quando prendevamo qualcosa da YouTube ci stavano chiudendo YouTube perché dei credenti hanno i diritti d'autore e hanno fatto reclame. E questi li usano nelle case dove si raccolgono i fratelli, dove sono piccole chiese che non hanno chi suona. Prendono il nostro canto e poi lo scaricano su uno di questi, e quando sono in chiesa cantano i nostri cantici, hanno la guida, Magnifico, quello che non avevamo magnifico. noi. Noi quando ero piccolo, non sempre nelle missioni che c'erano qui intorno, avevamo la musica e allora si diceva, oh, quanto è bello sto canto, lo cantiamo. Ognuno lo cantava come gli diceva la testa, pensa tu. Che ne veniva fuori, dai, lo cantiamo, questo è bello, ma lo conosci? No, non lo conosciamo. Va bene, non lo conosciamo, lo cantiamo lo stesso. Immaginati che ne veniva fuori, ma grazie a Dio che qua. Ma c'era lo zelo, fratello Pedrone. Sì, è vero, è vero, è vero. Infatti, si chiudeva gli occhi e si cantava. Si E cantava. poi che ne veniva fuori, non sappiamo chi ascoltava, però c'era l'armonia spirituale che era molto gradita al Signore perché veniva fatto tutto con un'armonia. Alla fine ogni voce che andava per i fatti suoi, ma c'era alla fine come se fosse stata una corale, che ognuno portava la sua voce e grazie siano rese a Dio. E c'era qui a poca distanza nella provincia d'Avellino, che era una chiesa che era portata avanti dall'esercito della salvezza, e veramente era un incanto a sentirli, perché da quelle diversità ne veniva fuori un'armonia, quello che sosteneva il canto era lo zelo che avevano per il Signore. E grazie siano rese a Dio. Ah, voglio fare anche questo, che se qualcuno ha bisogno nella sua propria casa che si raccoglie per pregare, per stare insieme, chiedeteceli, ve li mandiamo gratuitamente, poi li scaricate da YouTube per avere la melodia, così quando vi mettete insieme li avete tutti, sono 190, 190 sono nel libro e 190 sono anche su YouTube, così quando chiedete il numero potete chiedere il numero e lo trovate già, e così cantate con un po' di armonia. E
lodiamo il Signore, e questo è bello ed è importante. Grazie Elio, grazie, Dio ti benedica, e vogliamo passare al prossimo, credo che sia fratello Tortora, che è dall'altra parte, guardiamo. Pace a tutti. Pace a te. Ci sei? Pace, sì. Pastore. La connessione è buona, pace. E grazie siano resi a Dio. Prego, vai Amen. Avanti e lasciati guidare dallo Spirito Santo. Amen. Grazie, pastore. Allora, pace a tutti. Dio vi benedica. Dio benedica il fratello che ci ha preceduto. Uno studio straordinario, una predicazione straordinaria sul canto, sulla lode e sull'adorazione, che sono fondamentali nella vita di un credente che vuole adorare, che vuole pregare, che vuole avere una relazione con Dio. Noi questa sera vogliamo andare nel Vangelo secondo Marco, al capitolo 8, versetto 20, dal 27 al 30. Marco 8, perdonatemi, ecco qua, dal 27 al verso 30. La parola di Dio dice così, dice: poi Gesù se ne andò con i suoi discepoli verso i villaggi di Cesarea di Filippo. Strada facendo, domandò ai suoi discepoli: chi dice la gente che io sia? Essi gli dissero: alcuni Giovanni il Battista, altri Elia e altri uno dei profeti. Egli domandò loro: e voi, chi dite che io sia? E questo è il tema della nostra riflessione. E Pietro gli rispose: tu sei il Cristo. Ed egli ordinò loro di non parlare di lui a nessuno. Continuando, il Signore fa, andando avanti, la parola di Dio dice sempre così, dice: poi cominciò a insegnare loro che era necessario che il Figlio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse respinto dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, fosse ucciso e dopo tre giorni resuscitasse. Diceva queste cose apertamente. Pietro lo prese da parte e cominciò a rimproverarlo. Ma Gesù si voltò e, guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro dicendo: vattene via da me, Satana, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Amen. Gloria a Dio. Il tema è: voi chi dite voi che io sia? Quindi Gesù sta passeggiando sta continuando nella sua predicazione itinerante con i discepoli, va verso i villaggi di Cesarea di Filippo e inizia a chiedere ai suoi discepoli, dopo quello che aveva fatto, dopo quello che avevano visto, dopo quello che avevano, chi la gente pensasse, che cosa la gente pensasse di lui. E lì i discepoli riportano un po' quelle che sono le impressioni delle persone con le quali sono state a contatto, soprattutto durante le predicazioni del Signore. E alcuni dicevano: Giovanni il Battista, quindi si pensava che Gesù fosse un Giovanni Battista redivivo, lo stesso Erode ha questo dubbio. Altri Elia. E altri uno dei profeti. Addirittura si pensava all'Elia, l'Elia che doveva preparare il cammino, la venuta del Signore, e che di cui testimonierà Gesù stesso l'essere proprio Giovanni, e poi altri profeti. Sono domande che indicativamente ci fanno capire che l'uditorio era molto, molto ampio, si andava dalle persone molto semplici a persone che avessero una coscienza un po' più profonda della scrittura. Citare Giovanni Battista è come dire oggi a un calciatore che assomiglia a Messi, nel senso che praticamente era un personaggio che si era, un profeta che si era imposto subito prima di Gesù Cristo. Ripeto, per noi era l'Elia che doveva venire e che quindi preparava la strada al Messia. E questo potevi riscontrarlo magari nei più giovani che avevano vissuto proprio l'esperienza e magari erano stati anche battezzati da Giovanni stesso, come poi verrà battezzato il Signore. Altri poi magari che conoscono, conoscitori della parola, premesso che all'epoca per Israele la conoscenza della parola era fondamentale, era educativa,
era formativa, ogni israelita conosceva la legge, e quindi però magari ecco, qualcuno che aveva una conoscenza un po' più profonda diceva no, ma è Elia, è qualcuno con profeti. Quindi l'uditorio era molto ampio, ma Gesù si rivolge a tutti, a tutti. Quindi anche in quest'epoca noi possiamo vedere attraverso la testimonianza della Chiesa dei riflessi della persona di Gesù, cioè in che senso? Come Gesù veniva accostato a questi e non era uno di questi, ma era il Messia, era Dio in terra, oggi noi possiamo riflettere la stessa immagine e in noi le persone, soprattutto le più semplici, soprattutto i più giovani, possono vedere un'immagine del Cristo, un'immagine di Gesù. Compito della Chiesa è trasmettere questa immagine e non guardarsi allo specchio, andare via e dimenticarsi di quello che la Bibbia dice che dovremmo essere, la Scrittura dice che dovremmo essere e che il Signore vuole che noi riusciamo a realizzare attraverso l'aiuto e la guida dello Spirito Santo che ci è stato donato e che ci riempie di potenza per il servizio. Noi non dobbiamo dimenticare, ma dobbiamo ogni giorno specchiarci nella parola per capire chi possiamo essere, chi dobbiamo essere e soprattutto che dobbiamo assomigliare a Gesù. Ma a quel punto il Signore si ferma, gli fa una domanda più specifica, si rivolge a loro. Questa sera il Signore si rivolge a te con una domanda molto chiara, molto specifica. È una domanda alla quale se decidi di rispondere questa sera può avvenire un grande miracolo nella tua vita. Io so che questa televisione non viene vista solo da cristiani, ma viene vista da un target di persone molto ampio, anche non, diciamo, tecnicamente credenti, per come li definiamo noi. E questa sera il Signore ti rivolge la stessa domanda. E voi, chi dite che io sia? O perlomeno tu, chi dici che sia Gesù? E soprattutto, chi è Gesù per te? Pietro risponde, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente di Matteo, ma l'affermazione tu sei il Cristo è una grande verità. Gesù è il Messia. Cristo in greco traduce la parola Messia, l'unto, quindi identifica Gesù come un re unto, il re scelto, l'erede di Davide. Però il significato è molto più grande, molto più grande. Pietro probabilmente non ha compreso chi è veramente e che cosa e chi doveva essere veramente il Messia e soprattutto il Messia perché era venuto. Gesù infatti gli ordinò di non parlare di lui a nessuno. In che senso? Proprio in questo senso qua. Le persone aspettavano un altro Messia. Aspettavano un Messia guerriero, un Messia che avesse liberato il popolo, un Messia che avrebbe messo a posto tutti i problemi di Israele e soprattutto degli israeliti, facendoli diventare la nazione a capo di tutte le nazioni, come era stato promesso, profetizzato. Ma il Messia non era questo. Ci sono varie tradizioni, c'è chi aspetta la scrittura, parla di questo Messia, per gli ebrei erano due, probabilmente di cui uno addirittura potevano essere tre, cioè il Messia Aronnide, quindi il Messia sacerdotale, il Messia re, e in quel caso si poteva distinguere tra il nord e il sud, ma quello che conta è che loro si aspettavano un liberatore che avrebbe liberato il popolo attraverso la guerra, attraverso la lotta, avrebbe cacciato i romani. All'epoca questa era la credenza, loro si aspettavano questo Messia. Gesù gli dice di stare zitti perché, proprio perché non avendo, avendo lui compreso che la percezione era sbagliata, inizia ad insegnargli la verità sul ruolo del Messia. E se tu questa sera comprendi appieno questi passaggi della Scrittura, allora ci può essere guarigione per la tua vita, guarigione, per i tuoi nervi, per le tue ossa. Perché in Proverbi 3 è scritto che se noi ubbidiamo la Scrittura, se noi abbiamo timore del Signore, avremo guarigione, refrigerio per il sistema nervoso, per le nostre ossa. Vedi, rispondere a questa domanda è fondamentale.
Perché magari in questo momento puoi essere afflitto da un problema fisico, un problema di salute. E noi abbiamo imparato attraverso la scrittura che molto spesso i problemi di salute sono problemi che hanno prodotto un problema psicologico, un problema personale. Però ti voglio dare una piccola perla. Molto spesso i problemi di salute sono anche un attaccamento eccessivo alla vita naturale, senza tenere conto della vita celeste. C'era un filosofo rumeno, mi pare, Cioran, che diceva che la mancanza di salute è proprio l'eccessivo attaccamento alla corporeità. Non so se l'ho detta giusta, mi ricordo questa citazione di questo filosofo, ma un eccessivo senso di corporeità, quindi un attaccamento eccessivo alle cose della vita, a pensieri che non dovresti avere, a problemi dei quali non dovresti portare il peso, che non ti fanno guardare più verso il cielo, ma ti tengono con gli occhi puntati sulle situazioni della vita. Una schiavitù può nascere in tante aree: una moglie, i figli, un lavoro, il fratello diceva prima la macchina. Ci sono tante cose che possono assorbire a 360 gradi tutti i tuoi pensieri e vivi solo per quello. E questo ti fa perdere di vista invece che tu sei nato per il cielo, sei nato per vivere per sempre. Vedi, Gesù è morto per tutti, ma quando è risorto non si è fatto vedere da tutti. L'esperienza di salvezza è un'esperienza selettiva, devi credere per essere salvato e devi credere nel modo giusto. Allora questa sera hai una risposta, hai una domanda, la Bibbia ne offre tante. Perché la Bibbia vuole, la scrittura vuole che tu ti relazioni con lei, risponda giornalmente con azioni pratiche di fede, con azioni pratiche di preghiera, di adorazione, di canti, di danza. Ma che la tua corporeità, la tua mente, le tue immaginazioni, tutto il tuo corpo, tutta la tua anima, tutto te stesso possano rivolgersi verso Dio. È una domanda straordinaria. Voi chi dite che io sia? Tu sei il Cristo. Quante volte facciamo preghiere che non hanno o non riscuotono nessun tipo di risultato? Perché vedi, forse come loro, e lo leggiamo poi dopo, tu ti aspetti un Gesù diverso. Un Gesù diverso. Un Gesù che faccia solo ed esclusivamente i tuoi interessi, o che risolva completamente tutti i tuoi problemi, trascurando magari che la persona con la quale contendi in quel momento è anch'essa creatura o figlia di Dio. E quindi trascuri il perdono, trascuri lo stendere la mano, trascuri di amare i nemici, di benedire quelli che ti perseguitano, trascuri il cristianesimo. Allora dici, ma Gesù chi è per te? O chi è per me? Perché vedete, Gesù continua dicendo, cominciò a insegnare loro che era necessario che il figlio dell'uomo soffrisse molte cose, stava aggiustando la loro fede. Dio questa sera potrebbe aggiustare la tua se tu rispondi a questa domanda con un cuore sincero. Vedi, Gesù è venuto a portare i pesi, fratello caro. Però facciamo l'esempio di una sedia. Noi ci sediamo sulla sedia per fede. Questo è un esempio che faceva spesso Billy Graham. E tu per fede ti siedi, come per fede tu accendi con l'interruttore e sai che c'è luce, a meno che insomma hai pagato, se non hai pagato poi la bolletta o non c'è qualche problema insomma di impianto, la luce si accende. Se non si accende c'è un problema. Quando la tua preghiera non ha una risposta e non c'è cambiamento nelle situazioni per le quali hai pregato, vuol dire che c'è un problema. Molto può la preghiera del giusto fatta,
efficacemente, con efficacia, e l'efficacia la determina l'aderenza della preghiera alla parola di Dio, ma soprattutto del tuo cuore, fratello e sorella caro. Getta i pesi davanti alla croce. Liberati di tutto quello che in passato hai potuto subire e ricordati che forse anche tu hai potuto sbagliare. Il Signore, nell'esempio del Padre nostro, dirà, nella preghiera dirà: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Sicuramente anche noi abbiamo commesso degli errori e se Dio ha avuto pietà di noi, se Dio ci ha perdonati sulla croce, anche noi siamo chiamati a perdonare. E poi ti fa bene, fratello, sorella, ti fa bene, ti ripeto, un'eccessiva senso di corporeità, un attaccamento alle cose naturali, un attaccamento a questa vita, alla relatività di questa vita, che sono le tante situazioni che vanno avanti e indietro e che ti fanno togliere lo sguardo dal cielo, la vista dagli obiettivi di Dio, ti possono far male. E allora che succede? Che un problema psicologico si tramuta in un problema fisico. Lo stesso Freud diceva che bisognava andare alle origini dei sintomi, e molto spesso i sintomi erano psicologici, poi diventano psicosomatici, poi diventano malattia. Questa sera, se rispondi a questa domanda e lo fai nelle pareti di casa tua, nella tua stanza, nella tua stanzetta, un miracolo può succedere. Io so che molti di noi siamo figli di Dio e siamo stati salvati, ma proprio per questo il Signore ci spinge a crescere. Vedi, ci sono cose straordinarie che noi trascuriamo. Alla fine Gesù aggiusta la loro fede, insegnandogli proprio che il Messia sarebbe, invece di essere un capo di un esercito, e lo è, ma in quella fase storica, in quel momento, lui era venuto per morire al posto nostro. È morto per me, è morto per te. Ha portato tutti i peccati del mondo. Ha sofferto la prova della passione, la prova della croce, ed ha vinto con la resurrezione. Il secondo passo che vi volevo leggere questa sera era Atti 9. Da 3 a 6, la scrittura dice così, dice: e durante il viaggio, parla dell'apostolo Paolo, mentre si avvicinava a Damasco, avvenne che all'improvviso sfolgorò intorno a lui una luce dal cielo e caduto in terra, Paolo dice, udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Egli domandò: chi sei, Signore? E il Signore gli disse: io sono Gesù che tu perseguiti. Alzati, entra nella città e ti sarà detto ciò di fare. Allora, vedi, anche Paolo aveva un'idea sbagliata di chi doveva essere il Messia. Non aveva seguito Gesù come i dodici. Gesù aggiusta la loro fede. Poi a un certo punto Pietro, con la sua solita, con il suo solito atteggiamento, con la sua solita voglia di primeggiare, addirittura lo rimprovera. Gesù lo chiama Satana, cioè gli dice che è un avversario. Perché? Perché ha il senso delle cose degli uomini, un eccessivo sguardo su tutto ciò che è naturale, trascurando il soprannaturale, cioè le promesse, le profezie, gli adempimenti. Gesù stava realizzando completamente tutto ciò che era stato profetizzato sulla venuta del Messia, eppure loro non lo comprendevano. In Giovanni vedremo che addirittura verrà lasciato, e sempre Pietro dirà che lui solo ha parole di vita eterna. Ma sono passaggi che ci aiutano e ci guidano per arrivare a una fede matura. Vedete, diciamo, l'espressione di Pietro, tu sei il Cristo, è vera, ma non è quella di Tommaso, che quando lo vede gli si inginocchia e gli dice: mio Dio e mio Signore. Quindi una fede matura che riconosce in Gesù Cristo il nostro vero Dio, capace di realizzare tutte le cose, il nostro Dio. Anche Paolo si incontra col Signore e anche Paolo fa una domanda: chi sei, Signore?
Paolo chiede a Gesù di rivelarsi e Gesù gli si presenta dicendo che è lui, colui che lui perseguita e lui stava perseguitando la Chiesa. Ma vedi, c'è una domanda, lui vuole capire, chi è e chi è al di sopra di questa manifestazione. Probabilmente aveva già dei dubbi e Gesù risponde proprio alla sua domanda. Io sono Gesù. Il Gesù che tu perseguiti, la Chiesa, poi dice alzati e questa sera il Signore ti sta chiedendo di alzarti e di entrare anche tu in una realtà spirituale diversa, laddove puoi governare il naturale con il sovrannaturale, se la tua vita risponde a questa domanda. Chi è Gesù per te? E se non è il Gesù della Scrittura, se non è il Gesù annunciato nei Vangeli, se non è il Gesù presentato da Paolo, allora qualcosa devi aggiustare. E se lo fai, fratello e sorella cara, vedrai miracoli nella tua vita. Il Signore non sta aspettando altro che ci siano voci che si alzino e che abbiano a cuore quello che è il suo, quello che è la sua volontà. Vedi, in Genesi, quando il Signore visita a Mamre, Abramo, c'è una netta differenza tra chi ha veramente compreso chi è Dio. E Abramo parla con Dio, ma Abramo corre, Abramo prepara, Abramo serve. Abramo era un principe, avrebbe potuto farli servire dai suoi servi. Ma è lui che corre, è lui che va avanti e dietro, è lui che è protagonista in un'età avanzata della propria vita, del proprio servizio a Dio, perché ha compreso chi è Dio. Dio gli dice qualcosa di profetico, di straordinario, dice: io ho udito il grido che si alza da Sodoma, perché probabilmente nelle cinque città c'erano persone che veramente soffrivano, c'era un grido di persone che pregavano, che chiedevano un intervento di Dio e Dio non è sordo, scende di scegliere. Però adesso fissa gli occhi su Abramo. Abramo ha compreso chi è Dio. Nei passi precedenti avrà qualche dubbio sulla possibilità di generare un figlio con Sara, ma poi ci crede e il miracolo arriva. Dio visita le persone quando servono. Le persone, il servizio è una parte importante del cristianesimo e il servizio non riguarda solo fare qualcosa, ma fare quello che il Signore ci ha insegnato nella sua scrittura. Gesù ha detto: io sono venuto per servire, non per essere servito. Lui è il nostro esempio. Se andiamo avanti, c'era un altro passo nella scrittura. Giovanni 14,6. Il Signore dice così, dice: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Vedi, giusta la tua preghiera, perché la via è Lui, la verità è Lui e la vita è in Lui. Allora se tu questa sera rispondi a questa tua domanda, vedrai miracoli, puoi essere giovane, puoi essere adulto, puoi essere anziano. Dio ti farà vedere dei grandi miracoli e c'è sempre tempo per la realizzazione delle promesse di Dio nella tua vita. Zaccaria aspettò anni prima di presentare un'offerta di profumo e mentre serviva il Signore gli risponde che ha esaudito la sua preghiera e gli dona il figlio, gli dona Giovanni, che è una benedizione per tutta la nazione. Giovanni Battista, lo abbiamo detto all'inizio, l'uomo che prepara la via al Messia. Però devi capire chi è Gesù. Perciò questa sera mettiti in preghiera, qualche cosina la senti, l'hai sentita. Puoi pregare così, chiedendo di intervenire nella tua vita, ma predisponendo il tuo cuore all'ubbidienza, alla comprensione della sua volontà. Ci sono tante cose che vanno sistemate nelle nostre vite, fratelli, e la vita può essere biologicamente lunga, ma
potenzialmente ridotto al minimo, non si esprime il potenziale che c'è in ognuno di noi, soprattutto a livello spirituale. Noi siamo esseri spirituali. Possiamo fare una differenza che si proietti anche nelle future generazioni. Siamo figli di generazioni. Prima il pastore Cataldo e il fratello, il pastore che ci ha preceduto di prima, parlavano di uno zelo, parlavano di una dedicazione di una chiesa che ci ha preceduto e che ci sta accompagnando in questo tempo. E noi dovremo essere quelli che, aspettando e evocando del Signore, continuiamo a camminare pronti a dare il testimone alla generazione successiva. Ma dobbiamo essere degli esempi, esempi di fede, esempi che possano veramente tramandare qualcosa di durevole, di solido. Perché vedi, la Bibbia, se non c'è un'esperienza, rimane un libro. Un libro. Sempre la Scrittura dice così. In Giovanni 1,7 dice: egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli stesso non era la luce, ma venne per rendere testimonianza alla luce. La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Sta parlando di Giovanni. Noi siamo testimoni della luce che un giorno ha illuminato la mia vita, ha illuminato la tua. Fratello, rispondi all'appello. Fermati, analizza la tua vita. Prenditi un tempo con Dio, alla luce della Scrittura. Un tempo di preghiera, un tempo di ricerca. Dice, di al Signore che cos'è che non va e che cosa può fare, ma che cosa puoi fare tu per Lui ancora? È importante comprendere queste verità. Rischiamo di vivere un Vangelo velato per certi versi, quando il Vangelo non è velato. Il Signore, quando si presenta attraverso Anania a Paolo e Anania prega per Paolo, le scaglie gli cadono dagli occhi. E non dice il Signore in Apocalisse che lui è l'Alfa e l'Omega. Dice: io sono l'Alfa e l'Omega. Ci sono la verità. La verità. Tutto inizia con Cristo. Tutto deve continuare con Cristo. Tutto si concluderà per riprendere in Cristo per l'eternità. Allora, tante situazioni nella nostra vita non si sbloccano. Abbiamo gli occhi puntati sulle cose che non sono quelle per le quali siamo stati chiamati a vivere e soprattutto a vivere come uomini di fede. Sempre la Scrittura dice così, dice in Giovanni capitolo 11, versetto 25 e 26, dice: il Signore dice: io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Allora chi è Gesù per te? Per me Gesù è la resurrezione, è la vita, è la via, è la verità. Per me Gesù è il pane disceso dal cielo, è la porta. Per me Gesù è la mia salvezza e mi predispongo giornalmente a cercare la sua volontà e nella mia vita cerco di manifestare tutto. Di vivere e realizzare tutti quelli che sono i suoi insegnamenti. Ma vedi la domanda: credi tu questo? Noi lo crediamo veramente. Vedi, nel passo di Marco, la resurrezione non era nemmeno immaginabile nella testa di quelli che seguivano il Signore. Era qualcosa di talmente lontano. Loro volevano qualcosa di subito, veloce. Di fruibile, che era la libertà, odiavano i romani. Pietro era un uomo che camminava armato. Vi ricordate, no? Ferirà il soldato romano quando avverrà l'arresto del Signore. E Gesù dovrà non solo guarire il soldato e darà un altro insegnamento, un altro comandamento a Pietro: chi di spada ferisce, di spada perisce. Ma detto questo, lì la resurrezione era proprio. Non era lontanamente contemplata. Il ruolo reale del Messia, del Dio che era venuto per morire per l'umanità,
E non era la portata, ma Gesù lo ha insegnato con amore, lo ha insegnato con franchezza, con autorità. Quando si volta e guarda i suoi discepoli, lui li attira a sé col suo sguardo e rimprovera Pietro, perché attaccato alle cose naturali diventa e può diventare un nemico, un Satana, un avversario. Ora, lo abbiamo detto prima, no? Un eccessivo attaccamento. E prima ti stavo parlando della sedia. La sedia ti mantiene. Una buona sedia dura tanti anni. Le sedie, quelle più economiche, si rompono dopo un po', specie quelle in plastica, quando il peso è eccessivo, si piegano e poi ti fanno cadere. La sedia la puoi immaginare come una vita, di fede. E ti porterà tutti i giorni della tua vita, perché Dio ti ha donato una salvezza che serve per pagare il prezzo della tua vita e per portare tutte le tue ferite, tutte le tue problematiche, ma non sovraccaricarla. Quando noi non rispondiamo a questa domanda, quando non abbiamo la giusta percezione di chi è Gesù, noi sovraccarichiamo la nostra vita e quindi la nostra fede di cose che non c'entrano nulla, che non ci dovrebbero essere, ansie, pensieri, tribolazioni, che servono solo a farti accumulare un peso eccessivo su qualcosa che invece ti è stato dato per farti del bene e per tenerti tutti i giorni della tua vita. E alla fine questa fede, questo peso ti fa praticamente cadere. Ti fa cadere perché la fede e la salvezza in Cristo sono stati dati per te, per tutto ciò che ti è accaduto nella vita. Ma se tu vuoi metterci il di più, poi non va più bene. Rischi di perdere veramente il senso delle cose, rischi di smarrire una vita completa. La fede è molto semplice, fratelli. Dobbiamo credere in Cristo Gesù come nostro Signore e Salvatore. E se è tuo Signore, tu realizzerai, ti preoccuperai di realizzare ciò che Lui ha preparato per te e ne avrai una grande benedizione. Questa sera voglio ringraziare Dio e voglio ricordarti, se questa parola ha toccato il tuo cuore, di dare una risposta. Chi è Gesù per te? E se Gesù è il Signore, se Gesù è il Salvatore, allora lasciati curare, lasciati guarire. Lasciati benedire, lasciati amare dal Signore e soprattutto lasciati aiutare. Molte cose cambieranno, molte malattie se ne andranno. C'è guarigione nel nome di Gesù, c'è potenza nel nome di Gesù, c'è liberazione nel nome di Gesù. Nessuno ti starà a fronte, nessuno. Dio ti benedica nel nome di Gesù. Gloria a Dio. Grazie, grazie, grazie Giuseppe, Dio ti Pastore, grazie a benedica. voi. Dio Grazie. benedica te. Grazie, Bene, Pastore. adesso Dio abbiamo il fratello Federico Tranfa, credo che sia dall'altra parte, guardiamo. Pace, mi Pace. senti? Grazie Perfettamente tu? al Signore. Allora vai avanti tranquillo e lasciati guidare dallo Spirito Santo. Amen. Grazie, fratello Cataldo. È veramente. Ascoltando le parole del fratello, dobbiamo riflettere, vero? Il Signore è grande e misericordioso ed egli vuole salvare l'umanità, quindi dobbiamo aprire i nostri cuori per ricevere a Gesù come unico e sufficiente Salvatore. In questa sera io vorrei parlarti di essere un portatore della gloria del Signore. Il Signore ha messo nel mio cuore questo messaggio per tutti coloro che stanno adesso collegati a questo canale attraverso l'internet e attraverso il TV Sat. È basato su Esodo capitolo 33, verso 13, 14, 15, fino al 18 e alcuni altri versi della parola del Signore che voglio oggi leggere con voi. Esodo capitolo 33.
33, i versetti 13 fino al 18 dice: Or dunque, se ho trovato grazia, e queste sono le parole di Mosè, agli occhi tuoi, ti prego, fammi conoscere le tue vie affinché io ti conosca e possa trovare grazia agli occhi tuoi. Considera che questa nazione è popolo tuo. Verso 14, il Signore rispose: La mia presenza andrà con te e io ti darò riposo. Moisè gli disse: Se la tua presenza non viene con me, non farci partire di qui, poiché come si farà ora a conoscere che io e il tuo popolo abbiamo trovato grazia agli occhi tuoi, se tu non vieni con noi? Questo fatto distinguerà me, il tuo popolo, da tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Il verso 17 dice: Il Signore disse a Mosè: Farò anche questo che tu chiedi, perché tu hai trovato grazia agli occhi miei e ti conosco personalmente. Mosè disse: Ti prego, fammi vedere la tua gloria. Essere un portatore della gloria del Signore. E vedere la gloria del Signore, sperimentare la gloria di Dio. Dio vuole suscitare una generazione che porti la sua gloria ovunque vada. Quest'anno Dio vuole suscitare in ogni luogo del mondo una generazione che sia portatrice della sua gloria. Io faccio parte di questa generazione. Per essere portatore della gloria di Dio è necessario desiderare, come fece qui Mosè, che Dio ci mostri la sua gloria. Sapete, cari, come esseri umani ci abituiamo molte volte a vivere comodamente, in una routine. Ci piace essere in una zona di conforto dove nessuno pretende più da noi e di noi e resistiamo quando qualcuno o qualcosa ci porta fuori di quella zona di conforto. Mettiamo molte volte ostacoli al cambiamento, resistiamo al cambiamento, ma Dio non è un Dio di routine. Con Dio non cadremo mai nella noia, né con Dio non saremo mai annoiati, sempre andremo di gloria in gloria, di potere in potere e di vittoria in vittoria. Perciò in questo anno vogliamo essere portatori della sua gloria. Ora, com'è bello quando non ci abituiamo a vivere con Dio una quotidianità e una routine, ma possiamo capire che in Lui c'è un deposito inesauribile di una benedizione e diciamo sempre come Mosè: Signore, ti prego, mostrami la tua gloria. E per vedere la sua gloria, cari, ed essere un portatore della gloria di Dio in questo tempo che stiamo vivendo, non basta con un tempo di devozionale quotidiano, non basta con leggere un po' la Bibbia, non basta con pregare un poco. A volte pensiamo che stiamo un minuto con Dio in quei devozionali che parlano un minuto con Dio, un caffè con Dio, e a volte pensiamo che quel tempo è sufficiente per il Signore, perché normalmente gli uomini di affari bevono un caffè con il cliente perché il cliente si ricordi che esistono. E vogliamo fare a volte lo stesso con Dio ogni giorno. Vieni a prenderti un caffè con Dio mentre io bevo il caffè, leggo un versetto, prego e poi scappo via. Ma nella vita bisogna approfondire con il Signore. Per essere un portatore della gloria del Signore non basta un minuto con Dio, non basta un caffè con Dio, non basta un momento soltanto di preghiera o un devozionale, ma dobbiamo approfondire nella vita devozionale, nella ricerca della vita con Dio. Dio ogni mattina, in ogni momento, provvede a noi, i Suoi figli, e fonde la Sua grazia, la Sua potenza, perché ogni giorno il Signore è con noi. E mi piace molto la vita di Mosè. Perciò voglio parlare oggi un po' di questo uomo chiamato Mosè. Mi piace la vita di Mosè perché lui non si è mai conformato al sistema mentre viveva qui su questo mondo. I portatori della sua gloria non si conformano al sistema. Dice la Bibbia in Ebrei capitolo 11, versetto 24, ed è importante che possiamo leggerlo. Per fede Mosè, cresciuto, rifiutò di essere
figlio della figlia di Faraone, scegliendo invece di essere maltrattato con il popolo di Dio che godere dei piaceri temporali del peccato, considerando il vituperio di Cristo una ricchezza maggiore, dice la parola dei tesori degli egiziani, perché aveva gli occhi puntati sulla ricompensa. Mi piace la vita di Mosè perché lui non si è mai conformato, lui per fede, Mosè è cresciuto già, arrivato a una certa età, lui rifiutò di essere figlio della figlia di Faraone, rifiutò di stare in un palazzo, rifiutò di avere dei beni che poteva lì godere in quel palazzo e scelse essere maltrattato con il popolo di Dio. La Bibbia ci racconta come avvenne la nascita di Mosè, un uomo della famiglia di Levi. Esodo capitolo 2, versetto 1 al 2, dice che un uomo della famiglia di Levi andò e prese in moglie una figlia di Levi, la quale concepì e partorì un figlio, e vedendolo che era bello, lo tenne nascosto per 3 mesi. Mosè proveniva da una famiglia che era in cattività, era in Egitto, Israele era sottomesso in Egitto e c'era una legge che indicava in quel momento di uccidere a tutti i bambini maschi perché Israele poteva diventare molto forte in Egitto. Quindi dovevano uccidere tutti i bambini maschi, che era, diciamo, la forza militare che poteva avere Israele. Quando Mosè nacque era bello, dice la parola del Signore, e cercarono di ucciderlo, ma lo nascosero e dopo 3 mesi sua madre decise metterlo in una bara e di lasciarlo trasportare nel fiume, ma Dio gli permise raggiungerla alla famiglia di Faraone e i portatori della sua gloria, cari, saranno sempre uomini e donne perseguitate dal nemico, ma la mano del Signore sempre è con loro. Il Signore conosce l'inizio e la fine di ogni vita. Lo scopo che Dio aveva con questo uomo chiamato Moisè è innegabile. Sua madre ebrea fu scelta per prendersi cura di lui nei primi mesi. Tutto ciò che riguardava il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe fu insegnato dalla madre a Mosè. La conoscenza di Dio era radicata in questa vita, la vita di Mosè. Dopo quegli anni fu separato, come noi sappiamo, dalla madre ebrea, fu esposto alla cultura egizia, una città che aveva molti dei, dove si offrivano molti sacrifici e molte divinità. Ma mentre Mosè era nella casa del Faraone, lui ritenne di non appartenere a questo popolo, al popolo di Egitto, e di essere ebreo. Giorno, quando aveva 40 anni e si era assunto al comando, uccise un egiziano e picchiava un israelita e per questo cominciò ad essere perseguitato. Mi piace la vita di Mosè perché ha avuto lui varie esperienze con Dio. Mentre era nel deserto, lì ebbe una esperienza grande con un pruno che ardeva. Mosè sperimentò esperienze bellissime, pascolando delle pecore nel deserto. Lui ebbe questa esperienza. Il Signore in Esodo 3, capitolo 5, gli disse: togliti le scarpe dai piedi perché il luogo dove sei è terra santa. Mosè ebbe il privilegio di cominciare ad ascoltare il proposito di Dio. Mosè sperimentò la gloria del Signore con la sua verga che aveva e Dio inizia a mostrare a Mosè che era con lui. Mosè disse a Dio che nessuno avrebbe creduto che fosse stato mandato dal Signore. Il Signore gli disse in Esodo capitolo 4, versetto 2 al 3: così, cosa è quello che hai in mano? Gli disse Mosè. Lui rispose: ho una verga. E gli disse: gettala a terra. E la gettò a terra e divenne una serpente. Mosè fuggì da lei. Mosè ebbe varie esperienze con il Signore. Il Signore gli disse in Esodo capitolo 4, versetto 6, gli disse: ora metti la tua mano nel seno. E si mise la mano nel seno e quando la tirò fuori, ecco, la sua mano era lebbrosa come la neve. Dio un'altra volta gli disse: mettila un'altra volta, Mosè, e cacciala, e vide la sua mano pulita, guarita. Così che Mosè ebbe varie esperienze con Dio quando vide come si trasformava l'acqua amara in acqua dolce nel deserto, quando una roccia sgorgò acqua dalla roccia, quando gridò e le quaglie
e gridò al Signore, chiese delle quaglie e vennero sul popolo, e il popolo mangiò carne e molte esperienze belle. Mosè va di esperienza in esperienza, vedendo la potenza di Dio, fino a che arriviamo a questo capitolo 33 che abbiamo letto oggi, un capitolo importante nel libro di Esodo, e vediamo in questo capitolo tre cose fondamentali che accadono lì. Numero uno, il Signore gli promette l'angelo suo che gli darebbe vittoria a Israele. Numero due, la presenza di Dio che gli dava riposo. Ma la terza cosa importante è che per prima volta Mosè chiese qualcosa che nessuno da Genesi fino a Esodo capitolo 33 ha chiesto mai: il Kabod, la gloria di Dio. Esodo capitolo 33 verso 18, e se è importante lo possiamo leggere, la regia lo può mettere. Mosè lì fece una richiesta al Signore, Esodo 33 18, e gli disse: Signore, ti prego, fammi vedere la tua gloria. Sapete, cari, non c'è stato un uomo prima di Mosè, come ho detto, dalla Genesi al capitolo 33 dell'Esodo, che abbia osato chiedere il Kabod di Dio. Evidentemente Mosè voleva fare un'esperienza più grande di quella che aveva fatto con la sua verga, con la sua mano, vedendo tutti i miracoli che il Signore ha fatto nel deserto. Ed è interessante perché qui lui chiede qualcosa: ti prego, Signore, che mi mostri la tua gloria. L'angelo di Dio rappresenta il potere che abbatte l'nemico, la presenza di Dio, che non è esattamente la gloria di Dio, gli darebbe riposo al popolo. In ebraico la presenza di Dio è la parola panin. La mia presenza, dice, verrà con te, il mio panin, dice, verrà con te e ti darà riposo. Quando noi studiamo e analizziamo la parola panin è una parola ebraica che al plurale significa facce. In altre parole, Dio gli stava dicendo: i miei volti andranno con te, Mosè. Dio è uno, ma ha una multiforme varietà di manifestarsi. Dio può manifestarsi in modi diversi e volti diversi. Per questo Gesù è rappresentato come leone, ma anche come un agnello. È il Dio della varietà, Panin. Panin parla di volto e di presenza. E il Signore dice a Mosè: io verrò con te, i miei occhi che stanno nel mio volto saranno su di te, le mie orecchie saranno ascoltando la tua preghiera, sarò con te, con la mia bocca ti parlerò, perché nel volto abbiamo gli occhi, la bocca, il naso, le orecchie. Tutto il mio volto verrà con te. In altre parole, la mia attenzione sarà su di te e io verrò con te, Mosè, e ti darò riposo. Oh, penso che questo dovrebbe benedirci ognuno di noi in questa sera. Quando la presenza di Dio ci accompagna, significa che il suo volto, le sue orecchie, la sua bocca, il suo naso, e i suoi occhi staranno attenti alla nostra vita. È interessante notare, cari, perché Mosè dice: mostrami la tua vita, e Dio gli risponde: la tua via, e Dio gli risponde: la mia presenza verrà con te e ti darà riposo. Ora, Mosè era qualcuno che non rimaneva, come ho detto, nella zona di conforto, nella zona di sicurezza, o lì, verrà, veramente non era un uomo che si conformava, aveva fame di Dio, voleva di più di Dio. C'è qualcuno che oggi ha fame del Signore? Se tu hai fame del Signore, sicuramente la gloria di Dio verrà sulla tua vita. Ci sono persone che nella vita cristiana soltanto si accontentano dell'angelo del Signore: l'angelo del Signore ci darà la vittoria, accampa attorno a noi, a quelli che temiamo al Signore. Ma qui Mosè dice al Signore: grazie, Signore, per l'angelo, ma io ho fame di qualcosa più grande dell'angelo che tu mandi davanti a me. E Dio gli dice:
Panim, la mia presenza verrà con te e ti darà riposo, ma Mosè dice, ma io ho fame di più della tua presenza, ho fame più dell'angelo, voglio ancora di più. Mosè sapeva cosa era la presenza di Dio, Mosè sapeva cosa era essere accompagnato dall'angelo del Signore, ma dobbiamo avere fame e sete della gloria del Signore, dobbiamo camminare nella gloria del Signore per essere portatori della gloria del Signore in questo tempo che stiamo vivendo, dobbiamo avere fame e sete di Dio. Mosè gli dice: mostrami, Signore, la tua gloria, fammi vedere il tuo kabod. E cos'è il kabod? Il kabod significa il valore, la bontà, la gloria, il peso, l'onore, il potere illimitato che tu hai, Signore. Fammi vedere il potere illimitato. È qualcosa che supera tutto la gloria del Signore. Molti nella vita cristiana hanno avuto solo un incontro con colui che ha dato la vittoria, con colui che li protegge, con la presenza di Dio, ma non hanno avuto un vero incontro con la gloria del Signore, con il Kabod, che è la gloria del Signore. Paolo parla di questa gloria come qualcosa che trasforma la vita delle persone. Quando hai un incontro con la gloria di Dio, la tua vita cambia, la tua vita non sarà più la stessa. Sai, c'è una differenza tra l'unzione e la gloria. L'unzione è una cosa e la gloria di Dio è un'altra cosa totalmente diversa. Quando la unzione cade, può toccare a uno, può toccare a un altro, uno è guarito, l'altro no, ma quando la gloria di Dio cade in un luogo, to tocca a tutti. Lì nel alto solaio, quando erano i 120, come 120 lì stavano cercando la presenza del Signore, stavano cercando al Signore, pregavano, dice la parola che cadde come un vento la presenza di Dio, la gloria di Dio che trasformò la vita di quei uomini, cambiò la forma di parlare di quelle persone, la lingua di quelle persone fu cambiata e uscirono fuori a predicare la parola del Signore. L'unzione richiede che tu tocchi a qualcuno affinché si attivi e sia trasferita, ma la gloria quando viene ha bisogno soltanto, è bisogno soltanto di fame e di sete e riempie tutta la casa. Dice la parola del Signore che quando la gloria di Dio discendeva nel tempio di Salomone, riempiva tutto il tempio con un fumo, non si potevano vedere i sacerdoti. Lì nella tenda, nel deserto, quando veniva la gloria di Dio, la colonna di fuoco e la nuvola veniva, dice che lì era la presenza del Signore. E lì nessuno si poteva muovere. La gloria non ha bisogno di intervento umano, ma soltanto di fame e di sete e di santità. Se vuoi gloria nella tua vita, devi avere fame di Dio, sete di Dio e santità, cercare la santità. Oggi la presenza molte volte è invisibile, ma la gloria quando scende diventa visibile. Volevo parlarti di Seconda di Corinto capitolo 3 verso 7. L'apostolo Paolo qui parla e dice che se il ministero della morte, se lo possiamo avere, Seconda Corinzi capitolo 3, se il ministero della morte inciso con lettere, dice sulla pietra, era con gloria, cioè il ministero della legge, Mosè la legge, tanto che i figli di Israele non potevano fissare gli occhi sul volto di Mosè a causa della gloria del suo volto che aveva, come non sarà più glorioso il ministero dello Spirito? Infatti, se il ministero della condanna fu glorioso, molto più abbonderà di gloria il ministero della giustificazione. Infatti, anche ciò che era glorioso non è glorioso sotto questo aspetto, rispetto alla gloria più imminente. Il verso 11 dice: perché se ciò che perisce ebbe gloria, molto più glorioso sarà ciò che rimane. Cari, noi abbiamo la presenza dello Spirito Santo, il Kabod di Dio.
Dio sulla nostra vita, siamo portatori della gloria del Signore, e se il Signore ha dimostrato una parte della sua gloria a Mosè, perché se mostrava tutta la sua gloria, sicuramente Mosè cadeva a terra morto. Mostrato soltanto le spalle di Mosè, lì nel capitolo di Esodo, capitolo 33, parla che Mosè vide le spalle del Signore. Se il Signore mostrò per misericordia soltanto quello, e se il ministero dice qui di Mosè è stato glorioso, quanto di più il ministero che oggi il Signore ha sulla terra con i suoi figli, che è il ministero dello Spirito Santo. Amati, la gloria che aveva Mosè era una gloria limitata rispetto alla gloria che lo Spirito Santo oggi ci vuole dare a noi. Oggi ti dirò una cosa e devi crederci. Guarda, se Mosè in un ministero di morte, come dice qui il versetto, ha avuto tanta gloria, come sarà il ministero dello Spirito Santo? Voglio darti subito 7 effetti nella vita e nel ministero di Mosè quando ebbe l'incontro con la gloria di Dio. Questo incontro con la gloria di Dio di Esodo capitolo 33 trasformò completamente la vita di Mosè. Il primo effetto della gloria, la prima cosa che Dio dice a Mosè, sta in Esodo capitolo 34 verso 9 a 10. E gli rispose: ecco, io stabilisco un patto davanti a tutto il popolo, farò prodigi che non sono mai stati fatti in tutta la terra né in alcuna nazione, e tutto il popolo in mezzo al quale sarai vedrà l'opera del Signore, perché quello che farò con te sarà una cosa tremenda. Quando siamo portatori della gloria del Signore, cari, il Signore farà con noi una cosa tremenda, dice la parola del Signore. Una cosa tremenda farà il Signore con noi. Alleluia. Se noi siamo portatori della gloria del Signore, vedremo meraviglie, vedremo miracoli, vedremo cose che gli occhi nostri non hanno visto fino adesso. Mosè aveva avuto tantissime esperienze, ma il Signore gli dice in Esodo 34:9, gli dice: io stabilisco oggi un patto a tutto il tuo popolo e farò prodigi che non sono mai stati fatti sulla terra. Se hai fame e sete della parola del Signore, questi prodigi li vedrai. Vedrai cose meravigliose che il Signore farà con te. Dio farà meraviglie con te. Non importa quanti anni hai nel Vangelo o quante cose hai visto come pastore, come evangelista, come profeta, il Signore continua facendo cose grandi e meravigliose. E questa è una promessa quando tocchiamo la gloria di Dio, quando stiamo sotto la gloria del Signore. Il secondo effetto della gloria di Dio, quando Mosè ha incontrato la gloria di Dio, Dio gli si manifesta a lui con un nuovo nome. Io ho conosciuto tantissimi nomi di Dio che nella Bibbia abbiamo studiato tantissimi nomi, abbiamo predicato di tantissimi nomi, ma in Esodo capitolo 34 verso 13 il Signore si manifesta dopo questo incontro con la gloria di Dio e gli dice: abbatterai i loro altari, spezzerai, Esodo 34 13, spezzerai le loro statue, taglierai le loro immagini di Asherah, poiché, verso 14, non ti postrerai davanti a nessun altro Dio, perché l'Eterno, il cui nome è geloso, è un Dio geloso. Alleluia. Quando hai un incontro con la gloria di Dio, quando Dio ti dà un assaggio della tua gloria, come ce l'ha dato a Mosè, che ha visto soltanto le spalle, Dio diventa geloso di te. Ti vuole per te e ti vuole soltanto per lui, vuole tempo che tu devi dedicare a lui, ti vuole più santo, più puro, più pulito. Lui è un Dio geloso, El Canà, il Dio geloso che non vuole che il tuo sguardo sia sul calcio, il Dio geloso che ti chiede più tempo per lui, il Dio geloso che ti chiederà di dare più tempo, togliere il tempo che gli stai dando forse di più al lavoro per dargli tempo a lui. Questo è il nostro Dio, il Dio geloso che ti rivelerà cose
cose profonde, co misteri, e soltanto quando tu entri nella sua presenza e hai fame e sete, quando lo zelo di Dio si rivela a qualcuno la santità, cari, è normale. Dio desidera la tua presenza più di quando tu desideri la presenza di lui. Dio ama l'intimità, per questo dice la parola: colui che abita al riparo dell'Altissimo dimora nell'intimo o nel segreto dell'Onnipotente. Giovanni capitolo 14, verso 21: chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello è colui che mi ama, e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Terzo effetto: quando cerchiamo la gloria del Signore, siamo portatori della gloria del Signore, sta in Esodo capitolo 34, versetto 28. Guarda, questo è importante. Dice Esodo 34, 28 che rimase lì Mosè 40 giorni e 40 notti senza mangiare né pane né acqua. 40 giorni senza mangiare. È possibile, ma 40 giorni senza acqua sono tremendi. Non entrare mai in un digiuno se Dio non lo comanda. Il digiuno provoca la gloria di Dio nelle nostre vite, spezza cose che stanno lì nella nostra vita. Ci sono persone che non digiunano e perciò molte volte non vedono la gloria del Signore. E qui dice che il terzo effetto che successe sulla vita di Mosè è che cominciò a digiunare 40 giorni e 40 notti. E vide la gloria di Dio. Il quarto effetto: la gloria attiva i sensi spirituali che abbiamo. In Esodo capitolo 34, versetto 29, dice che avvenne che Mosè discese dal monte Sinai con le due tavole della testimonianza in mano. Mentre scendeva dal monte, Mosè non sapeva che la pelle del suo volto risplendeva dopo che aveva parlato con Dio. Un incontro, cari, con la gloria del Signore, un incontro, cari, faccia a faccia con Dio. La gloria del Dio cambia la tua visione, la gloria di Dio cambia il tuo modo di parlare, la gloria di Dio cambia il tuo modo di ascoltare, la gloria di Dio cambia anche il tuo olfatto spirituale. La gloria di Dio ti farà ascoltare a tuo padre, ti darà una visione più ampia, cambierà, come ho detto, il tuo modo di parlare, perché quando ci incontriamo faccia a faccia con la gloria del Signore, la nostra vita deve essere un'altra. La quinta cosa che accadde a Mosè qui, quando ebbe un incontro con la gloria del Signore, si trova in Esodo capitolo 35, verso 4 al 5, e lo vogliamo leggere. Dice che Mosè è appena stava lì uscito dalla gloria e Dio gli dà una istruzione: prendete di mezzo a voi un'offerta, dice all'Eterno, ogni cuore generoso la porterà al Signore: oro, argento, bronzo, porpora, scarlatto, pelo di capra. Una cosa, cari, è elevare un'offerta normale, un'altra cosa è farla sotto la gloria di Dio. Guarda che succede quando c'è la gloria di Dio anche in un'offerta. Esodo capitolo 36, versetto 6. Voglio mostrarlo a tutti voi perché è importante. Esodo capitolo 36, verso 6. Dice: quindi Mosè ordinò un grido per l'accampamento dicendo: nessun uomo o donna faccia di più per l'offerta del santuario. Così al popolo fu impedito di offrire di più perché aveva materiali in abbondanza per fare tutto il lavoro in eccedenza. Sapete, la gloria di Dio attiva le finanze.
La gloria di Dio farà che noi possiamo espandere il regno di Dio ad ogni parte, daremo da mangiare alla folla e rimarremo come Gesù rimase con 12 ceste piene e diremo cosa faremo co così tanto. Così il popolo del Signore Mosè disse già non più offerte perché abbiamo già quello che è necessario per costruire il santuario. Sapete una cosa, cari, quando la gloria di Dio arriva in una vita, arriva completamente, anche nell'area delle offerte. Noi non dobbiamo amare il denaro, non dobbiamo amarlo. Il denaro è importante per far crescere il regno di Dio in tutto il mondo. Le finanze verranno aggiunte a noi. Noi non dobbiamo correre dietro le finanze. Quando la gloria di Dio è nella nostra vita, le benedizioni ci raggiungeranno, dice Deuteronomio capitolo 28. Il sesto passo che attiva la gloria di Dio è in Esodo capitolo 35, verso 30. E Mosè disse ai figli di Israele: ecco, il Signore ha chiamato a Bezalel, figlio di Uri, figlio di Ur, della tribù di Giuda, e l'ha riempito dello spirito di Dio in sapienza e intelligenza, in scienza e in ogni arte per progettare disegni, per lavorare in oro, argento e bronzo. Sapete che fa quando siamo portatori della gloria di Dio, quando noi abbiamo fame e sete del Signore, della gloria del Signore? C'è qualcosa che succede. Esodo capitolo 35, verso 30, il Signore ci dà uno spirito di sapienza, intelligenza, scienza in ogni arte, per progettare disegni, per lavorare in oro, argento e bronzo. Questo è quello che fa un incontro con la gloria del Signore. Attiva le persone, alleluia, per lavorare e per progettare nei disegni di Dio. E l'ultimo, settimo e ultimo effetto della gloria del Signore lo troviamo in Esodo, capitolo 40, versetto 34 al 35. Dice che allora una nuvola coprì il tabernacolo del convegno e la gloria del Signore riempì il tabernacolo. Verso 35, Mosè non poteva entrare nella tenda del convegno perché la nuvola era su di essa e la gloria dell'Eterno lo riempiva. Sapete, cari, possiamo cantare bello, possiamo suonare bello, possiamo predicare bello, ma deve essere nella gloria di Dio, perché quando la gloria di Dio è con noi, riempie il luogo dove siamo. Ci sono molte belle canzoni, buone prediche, ma ci sono canzoni con gloria. E ci sono prediche con gloria. C'è un momento in cui il Signore dirà grazie per quello che stai cantando, come stai lodando al Signore, grazie per come hai predicato e insegnato, ma adesso mettiti a un fianco, mi voglio manifestare io in questa riunione. Sai cosa è successo a Mosè nel tabernacolo? Cosa è successo a Salomone nel tempio? Sotto la gloria non potevano rimanere lì nel tempio. Quando la gloria scende, le persone sono disperse ovunque. In quella gloria c'è ristorazione, c'è trasformazione, c'è pentimento e Dio fa la sua opera di trasformazione. Oggi qualcosa sta per scendere sulla tua vita, credilo. Credilo che qualcosa sta per scendere. Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria del Signore? C'è una manifestazione della gloria di Dio che sta scendendo sulla tua vita. La gloria di Dio non può essere in scatola, messa in una scatola, non può essere rinchiusa. Qualcosa oggi accadrà sulla tua vita, nella tua vita. Quello che tu non hai visto finora lo vedrai. Alleluia. Vedrai la potenza di Dio nella tua vita. Vedrai cose meravigliose come il Signore l'ha promesso a Mosè e farà il Signore con te grandi cose. Che oggi venga su di te la gloria di Dio, lo Spirito Santo del Signore venga sulla tua vita, ti riempia e faccia qualcosa di speciale, ti trasformi.
in un'altra persona. Padre, nel nome potente di Gesù, oggi abbiamo parlato della tua parola. Grazie ti diamo per l'angelo che sempre è davanti, Signore, che ci dà la vittoria in ogni battaglia che abbiamo, Signore. Grazie per il tuo panin, che è la tua presenza, Signore. Grazie perché i tuoi volti, Signore, stanno sulla nostra vita, i tuoi occhi, le tue orecchie, Signore, la tua bocca conducendoci. Signore, sempre parlandoci, Signore, e sempre dandoci una parola, Signore, che ci conforta, Padre. Grazie del panin, della tua presenza, perché ci dà riposo, ma abbiamo fame e sete di te, Signore, di cose maggiori nella nostra vita. Tu gli hai promessi, Signore, che cose maggiori vedremo, Signore. Cose maggiori, Signore, faremo, Padre Santo. Oh, Signore, questa è la fame e la sete che abbiamo, Signore, della tua gloria, che la tua gloria, Signore, possa stare nella nostra vita, Signore, riempirci, Padre, il tuo kabod, Signore. Vogliamo vedere la tua gloria, come la preghiera di Mosè, Signore, come la richiesta che Mosè, Signore, fece in Esodo capitolo 33, nel versetto 18: ti prego, Signore, fammi vedere la tua gloria in questo tempo, Signore, che stiamo vivendo, tempi difficili, Signore, tempi difficili. Vogliamo camminare nella tua gloria, vogliamo essere portatori della tua gloria. Perciò, Signore, ti preghiamo, facci vedere la tua gloria, facci vedere, Signore, la tua potenza. Esperienze abbiamo avute moltissime negli anni che stiamo camminando nel Vangelo, però vogliamo avere cose, vogliamo tenere cose maggiori, Signore, vogliamo vedere cose maggiori, vogliamo vedere la tua gloria. Grazie ti rendiamo, Signore, in questo giorno. La gloria tua farà la differenza nella nostra vita, Signore. La gloria tua che scende nella nostra vita farà la differenza. Grazie ti diamo, Signore, in questa sera per ognuno che sta ascoltando questa parola, Signore, che oggi ascolta, Signore, questa parola. Ti prego per ognuno di loro, Signore, in questo momento, Signore, se c'è un problema, Signore, qualsiasi problema che stanno attraversando i nostri cari fratelli o le persone che stanno connesse, Signore, che oggi la tua presenza venga sulla loro vita e possano camminare in riposo davanti a te, ma la tua gloria, Signore, si attivi sulla loro vita per vedere cose maggiori. Grazie, Signore. Ci stiamo preparando, Signore, per vedere cose maggiori in quest'anno e vedremo cose maggiori. Grazie ti diamo nel nome potente di Gesù, che è benedetto in eterno. Alleluia, Amen e amen. grazie Signore, grazie Signore, grazie Signore, amen, amen. Amen. Grazie, grazie, grazie Federico, Dio ti benedica e così anche stasera siamo stati insieme. A Dio sia la gloria, grazie per questi insegnamenti e Dio è grande, noi lo vogliamo benedire, lodare e glorificare. Dio ti benedica per essere stata insieme con noi. Dio ti benedica per essere stato insieme con noi, così insieme glorifichiamo il Signore, lo innalziamo e a Dio sia la gloria, pace e Dio piacendo ci vediamo domani mattina alle ore 10:30 per la solita visita pastorale e insieme continuiamo a condividere la parola del Signore. Pace, buonanotte e Dio ti benedica.